Salve carissime, buongiorno, buongiornissimo dalla vostra Zaira, questo è il mio canale e qui siamo per svolgere il messaggio del giorno per voi. Allora, vedete, qua ci sono tutte le carte preparate come di consueto, quindi vi faccio intanto l'elenco delle carte che ho scelto quest'oggi e sono i tarocchi dell'armonia, le sibille italiane, le sibille francesi, le sibille di Nostradamus, i tarocchi di Manara, i tarocchi dell'indovino, i tarot Mucha. Poi abbiamo i messaggi magici delle fate per una carta di energia che riguarda voi al di là della stesa, può coinvolgere la stesa o meno, e la carta dell'indicazione delle carte gialle di Zaira. Allora, ragazzuole mie, io inizio immediatamente con i miei mini tarocchi. Sto in fissa ultimamente per queste carte. Voi mi scuserete che io per un po' vado in fissa per determinate carte, poi meno male che poi, insomma, la volta successiva vado in fissa per altre carte. Però poi quando, insomma, è così, è così. Allora, è come quando vi comprate un vestito, vi piace e mettete sempre quello, no? Un po' succede così a me con i tarocchi. Allora, ragazzole mie, spero che voi state bene. Spero che questi miei interattivi, sia questi che vanno in onda, questo tutti i giorni io posto questo interattivo del messaggio del giorno, dal lunedì alla domenica. Poi ogni giorno metto anche uno short, questi qua, così proprio veramente per divertirci. Vabbè, qua si era girata, però poi non ho visto che carta era, quindi vabbè. E niente, praticamente poi posso anche, alternando tutti i giorni, un interattivo a più variante, oppure questi qua brevi dove io analizzo le vostre innumerevoli richieste, che sono veramente tante. E che quindi uso per fare e per approfondire alcuni temi molto richiesti, frequenti. Allora, quindi detto questo, io vi voglio anche comunque ricordare che sono interattivi collettivi generali, quindi non possono assolutamente risuonare su tutti quanti voi. Quindi prendete le risposte solo ciò che vi riconoscete, quello che non vi riconoscete. Va bene, ci siamo fatti due risate. Abbiamo preso un caffè, ci siamo fatte due chiacchiere fra noi amiche e tutto va bene. Ok, poi se volete invece analizzare un problema che vi sta particolarmente a cuore, nella descrizione del video ci sono i miei contatti, quindi zairafassari@gmail.com oppure nel mio profilo Facebook Zaira Fassari. Sempre messaggio privato o ancora nel mio profilo Instagram Zaira e i suoi tarocchi, sempre messaggio privato. Ragazze, io ovviamente vi ringrazio sempre di cuore per essere presenti. Ringrazio tutti i vecchi iscritti, i fedelissimi, i nuovi iscritti e ringrazio anche coloro che si avvicinano ai miei interattivi. Qua è volata via una carta e questa deve essere. Che quindi magari stanno incominciando così ad apprezzare questi interattivi, vi piacciono, li seguite e non siete iscritti. Ecco, questa pure ha voluto parlare. Vi invito, se vi fa piacere, di farlo, perché tanto a voi non, serve, non, cioè, non costa nulla, non comparite da nessuna parte, c'è un'assoluta privacy che vi protegge, quindi a voi non costa nulla, dicevo, è totalmente gratuito e questo se invece poi a noi, diciamo, ci sostiene, quindi è un modo anche per ringraziarci appunto delle stese che noi facciamo a titolo puramente gratuito per tutte quante voi. Quindi un like, un'iscrizione a noi, insomma, fa molto piacere, ovviamente, se fa piacere anche a voi, eh? Qui non si pretende nulla. Allora, andiamo a vedere l'indicazione. Oddio, ti ho lasciato perché non sono sicuro di te. Ecco qua. Quindi questa persona, questa carta, questa indicazione può significare o che vi ha lasciato perché non è sicuro di voi, nel senso che magari non ha la sicurezza che voi gli siete fedeli, pensate solo a lui, gli dimostrate amore, insomma, qualsiasi cosa che però è il suo cervello, che non è detto che voi lo siate, è sempre un pensiero del suo cervello. Oppure
Dice: ti ho lasciato perché non sono sicuro di te, nel senso non sono sicuro che tu sei la persona giusta per me. Quindi poi andiamo a vedere meglio questa carta. Allora, come indicazione per voi viene iniziativa imprenditoriale. Scusatemi. Che parla, ci parla di credere in una nuova idea, in un'opportunità. In questo caso ci parla di carriera, però ovviamente bisogna contestualizzare, perché ovviamente qui questa indicazione invece qua ci parla proprio di aver lasciato una persona, quindi si parla d'amore. Quindi qua diciamo che questa carta ci parla di un'iniziativa, di credere, che voi dovete credere in una nuova idea, in un'opportunità, che è andare fino in fondo. Quindi è un incoraggiamento, ok? Andiamo a vedere. Quindi qua abbiamo la carta della torre. Abbiamo la carta della costanza, la bara ma capovolta. Abbiamo il fanciullo. Abbiamo il 10 di spade. E qua, cose pesanti, ragazzi. Abbiamo la carta del 4 di spade, capovolta. E poi abbiamo la carta delle stelle. Ok? Allora, ragazze, che cosa è successo qui? Insomma, qui è chiaro che comunque qualcosa di brutto è successo. A parte che ce lo diceva proprio questa carta, ti ho lasciato, quindi qua si parla di una persona che comunque si è allontanata da voi perché non era sicura della relazione, di voi, di quello che provava per voi. Poi sapete, è un interattivo, quindi andate un po', diciamo, vedete, ecco. Qua c'è stata un'infelicità, delle lacrime, una crisi, insomma, qualcosa è avvenuto che ha rotto questi equilibri. Qua si sta molto male, esce il 10 di aria, vedete, il 10 di aria, il 10 di spade. Qui qualcosa fa soffrire, qui c'è proprio una mancanza di qua c'è stato proprio ci può, sofferenza acute. Non si dorme la notte, si sta male, però è anche una situazione che arrivata al 10 è come se è arrivata al culmine. Quindi qua i dispiaceri sentimentali ci sono stati con questa bara capovolta. Però vedete, voi siete una donna, quest'uomo ovviamente si è allontanato, vedete qua viene il 4 di spade capovolta, però più che allontanato è come se lui si risparmia nei vostri riguardi, perché capovolto, insomma, attenua un po' il discorso dell'allontanamento, quindi come se lui ha una sorta di equilibrio suo che si è allontanato, non magari completamente a livello energetico, è come se lui si risparmia in questo momento, fa economia, ecco, con le sue azioni, probabilmente il suo interesse per voi almeno è quello che vi fa capire. Però vedete, voi che viene la carta centrale, quella del fanciullo che riguarda proprio voi, e questa carta dice: le vostre azioni suggerite dalla bontà e dalla semplicità del vostro animo vinceranno le insidie dei vostri nemici. Quindi qua c'è un bel messaggio anche di speranza, di ottimismo e di riuscita in questa situazione. Perché? Perché intanto voi siete, vedete, queste due carte sono molto belle, perché questo ci parla del vostro animo buono che vi fa riuscire in tutto, e questo ci parla della vostra costanza, della vostra forza. Voi siete persone perseveranti, quindi qua non c'è trippa per gatti. Infatti, vedete, voi già vi state dando da fare, no? Nuove idee, nuove opportunità, volete andare fino in fondo. Insomma, siete una persona che non vi lasciate abbattere così da quattro, diciamo, come dire, intoppi. E soprattutto avete la fortuna delle stelle, no? Vedete, la carta delle stelle ci parla proprio di amore, di serenità, di fiducia, di sentimenti sinceri. Quindi voi avete proprio questa persona, vedete, viene fuori che vi ha lasciato perché c'è questa insicurezza, ci sono state queste cose che comunque in qualche modo vi hanno portato a questo. Però qua con la stella e con la carta dell'iniziativa, la perseveranza, il vostro animo buono, qui
qui qualcosa sicuramente voi vi inventerete, succederà un qualcosa, qui c'è proprio la protezione delle stelle, ok? Quindi fate bene ad avere questa speranza e soprattutto avere questa costanza e questa perseveranza, perché qua quello che serve per ribaltare questa situazione è questa vostra forza e voi l'avete tutta. Quindi qua il messaggio io lo vedo, sì, un po' bruttarello perché qua c'è successo un qualcosa, ma anche molto di buon auspicio, perché voi avete l'energia, il potere, il vostro animo, la vostra interiorità è potente e sicuramente risolverete tutte le vostre problematiche. Ragazze, questo era il messaggio di oggi per voi. Vi aspetto nei commenti per chi si è riscontrato. Vi mando un bacione enorme e vi do appuntamento a domani. Ciao, buona giornata a tutti dalla vostra Zaira. Ciao!